Questi quadri che vedi sono. Questo è quasi finito, quest'altro è un po' indietro, ma in questo periodo mi sto interessando, mi sta piacendo molto realizzare i panneggi. E allora, qui in questo quadro che ha per titolo L'arrosto è servito, oltre ai peperoncini che devo ancora finire di curare, c'è questo strofinaccio tovaglia rustica di cui mi piace appunto giocare con le righe. E qui c'è invece una seta morbida in taffetà che accompagna le curve della donna. La donna è sempre stato il tema principale della mia produzione pittorica. Insieme alla figura femminile ho trattato poi tutto, dal paesaggio alla natura morta. Però a periodi e più delle volte poi questi altri soggetti mi sono serviti da sfondo, come là, in quel quadro intitolato La sedia del regista. C'è il paesaggio, ma c'è la donna in primo piano che è la protagonista. E mi sono divertita anche a realizzare i particolari. Qui c'è un quadro che esula un po' da questo tema perché sono questi due quadri laterali sono un po' freddi. Poi c'è sempre il gioco di stoffe che mi interessa in questo periodo. Questo qui invece è un ritratto in cui realizzo quella che è una delle mie prerogative, di riuscire a dare lo sguardo che ti segue ovunque tu vada. Se ti metti in quell'angolo là, questa donna ti guarda. E se lo spostiamo, continuo a guardarti, è vero Eh sì. o no? Sì. Allora, questo anche non è finito neanche, ma è quasi. Devo finire questo gioco di panneggi, appunto mi interessa realizzare le varie stoffe, i vari tessuti, oltre la storia dei due innamorati in viaggio. Quindi, oltre le figure femminili, certe volte ho trattato anche molte figure maschili, addirittura in un quadro ho fatto 13 bei ragazzi che fanno parte del gruppo dell'Ultima Cena in chiave moderna. Se lo trovo, te lo faccio vedere. Il torchio, vedevamo Ah, prima. il torchio è là? Sì. E mi serve per incidere le incisioni che realizzo su lastre di zinco, faccio calcografie, cioè acqueforti, acquetinte, ceremolli, tutte le tecniche calcografiche. No, più E l'ultima qui abbiamo cena. anche altro. Cosa ci troviamo qua Ah, questo è un davanti? fornetto, Sì. che serve per scaldare queste lastre e renderle più disponibili a ricevere l'inchiostro che viene poi passato per stampare. Qui ho tutte le lastre di zinco Quando e le nasce la varie tua cose. arte? Nasce con te, l'hai capito? Nasce con me, ma incomincia a manifestarsi nel momento in cui la mia mamma, mentre eravamo ad Agrigento, si ammalò e mi lasciò libera. Per un certo periodo, poverina, perché la mia mamma era tanto brava a disegnare che quando io vedevo i disegnini che mi faceva sui compiti, sui temi delle scuole elementari, mi guardavo incantata, ma non osavo competere. E quindi mi ha frenato un po'. Poi nel periodo dell'adolescenza, ecco, è sbocciata questa cosa e in quel periodo ho anche scoperto che invece mio padre, che era un questore, quindi ha fatto tutta la carriera da commissario aggiunto fino a ispettore generale a Roma, facendoci spostare ogni promozione, un trasferimento. Ho scoperto che da ragazzo aveva dipinto e che a un certo punto, un giorno in agosto, quando noi eravamo partiti senza che lui potesse accompagnarci perché un impegno improvviso in questura l'aveva trattenuto, era andato a comprarsi tutto il materiale e si era messo a dipingere. E lì è venuta fuori che era bravissimo, ma non tanto nel disegno come la mamma, quanto nei colori. E
per combinazione mi ha chiesto di aiutarlo nel fare gli occhi di certi gattini e anche gli occhi dei bambini di un Cristo. E mi sono scoperta ritrattista, perché per fare gli occhi, ecco, ci vuole Ci una vuole, certa no? attitudine. E il ritratto al quale sei più legata esiste o sono tutti figli? Sono tutti figli, sì. Però a periodi ci sono delle cose cui, come per tutti, mi Certo. leggo di più. L'ultima domanda per concludere, cosa vorresti realizzare e non lo hai ancora fatto, Vedi, pensa? per esempio, quel quadro là che tu forse hai già ripreso, rappresenta una scena di vanità, il teatro, il palcoscenico della vanità. C'è il pavone da una parte, un nudo di donna dall'altro e delle marionette che pendono da una trave. Vorrei realizzare qualche cosa di più organico. Ecco, se ancora un momentino, c'è un quadro qui che ho fatto molti anni fa, rappresenta Babele America, dove c'è quasi una premonizione, perché la figura principale, cioè Babele America, in quel caos di quegli anni del 68, parlo di tante cose, ma dico che da quel caos forse verrà fuori, come da tutti i caos, un nuovo ordine. E c'è una negretta in un angolo, e guarda un po', Obama è di un'altra razza che è venuta alla ribalta adesso. Ci seguiamo. Sì, oh, qui faccio anche frutta, per chi ne vuole. Questo mi sono divertita a farne 2 o 3 mesi fa, in primavera mi sono dedicata alla frutta. E poi là ci sono altri quadri un po' più antichi. Qui dietro c'è Babele America. Vediamolo. Sarà un po' difficile scoprirlo tutto, ma. Lì E le all'angolo. figure delle negrette sono qui, delle africane, che avranno il loro posto in primo piano a breve tempo. E appunto il caos era questo stupore di questa ragazza che è un'attrice, e là dietro gli irlandesi che ancora vivevano in America, ma come se vivessero nell'Ottocento, e poi queste vetrine illuminate con manichini. Ok. Vuoi mostrarci qualcos'altro? E poi la curiosità, ci dicevi prima che hai delle ragazze che ti seguono, alle quali tu insegni, è un laboratorio, cos'è? Ogni anno un piccolo gruppo, poche, perché non mi voglio legare, quindi una volta alla settimana vengo in studio per loro. Sì, insegno tutte le tecniche calcografiche e non, insegno a cominciare dal disegno, l'inchiostro di china, l'acquarello, la tempera e l'olio. E poi punto soprattutto poi quando mi accorgo di una predisposizione per una di queste tecniche, le aiuto in questo. Secondo te la pittura è più donna o più uomo? La pittura non ha sesso, come tutte le arti. L'uomo che è artista viene detto che ha anche un lato femminile più sviluppato, Sì. proprio perché c'è questo aspetto intuitivo. E la donna che non ha carattere forse non riesce a essere completamente un artista, quindi per carattere intendo quella fermezza che prerogativa dovrebbe essere dell'uomo. Ci sono uomini e uomini, donne e donne. Grazie. Prego.